Continua l'inchiesta a mondo di mezzo, prosecuzione delle indagini condotte dal ROS nei confronti di Mafia Capitale. Il gruppo mafioso riconducibile a Massimo Carminati, attualmente in carcere. Oggi un nuovo blitz dei Ross, disposto dalla Procura di Roma con 44 arresti scattati tra Sicilia, Lazio e Abruzzo. Le intercettazioni svelano il sistema di corruzione attorno alla gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo e Piazza Armarina al centro delle indagini Luca Odvine, già arrestato nella prima tranche di mafia capitale che faceva parte del tavolo di coordinamento nazionale sull'accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale. Nelle scorse settimane davanti al GIP di Roma ha ammesso di aver intascato laute tangenti per blindare il bando del Cara di Mineo. Odvine, secondo i magistrati, era al libro paga di Massimo Carminati, il capo della la Nera di Roma perché è capace di indirizzare l'assegnazione dei migranti dal Cara di Mineo in altri centri di accoglienza di imprenditori amici. In particolare, le indagini hanno documentato quello che gli inquirenti definiscono un ramificato sistema corruttivo finalizzato a favore di un cartello di imprese non solo riconducibili al sodalizio interessato alla gestione dei centri di accoglienza e i consistenti finanziamenti pubblici connessi sia i flussi migratori I 44 provvedimenti di custodia cautelare in carcere sono scattati per esponenti del Consiglio Comunale di Roma e altri dirigenti della Regione Lazio 21 gli indagati a piede libero Eccoli mentre ad uno ad uno scendono dalla godetina approdata al molo di Porto Empedocle Sono 134 migranti, 123 uomini, 11 donne e 23 minori provenienti dal Sudan, Somalia, Siria, Egitto e Eritrea Soccorsi nel canale di Sicilia dalla nave militare di nazionalità belga impegnata nel dispositivo Frontex Triton. La nave militare è arrivata alle 17.30 nella banchina Todaro, dove sono avvenute le operazioni di sbarco dei migranti. Militari della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, agli ordini del comandante Massimo Di Marco, hanno fornito assistenza in banchina al dispositivo delle forze di polizia della Croce Rossa e degli operatori sociosanitari, coordinato dall'autorità di pubblica sicurezza. Dall'inizio dell'anno, compresi gli di ieri sono 3225 migranti sbarcati a Porto Empedocle in occasione di 12 operazioni di trasbordo sbarco. Qui si aggiungono 6.585 migranti, oltre a 31 cadaveri trasferiti con il traghetto di linea per le isole pelagge e 24 migranti intercettati in mare o rintracciati a terra, per un totale di 9.810 migranti giunti a Porto Empedocle dall'inizio dell'anno. E a proposito di numeri, sono oltre 47.000 al momento i migranti giunti in Italia. Il Ministero degli Interni ha annunciato che occorre sistemare circa 7.500 profughi. Il Ministro Alfano ha firmato una circolare con la quale... Chiede alle regioni del nord e del centro di rispettare le quote di accoglienza, ma dai presidenti del Lombardo-Veneto, i leghisti Maroni e Zai ha ricevuto una risposta negativa. Sicilia e Lazio al momento supportano il maggior peso dell'ospitalità. E intanto giudizio negativo sulla situazione del centro di accoglienza di Lampedusa esprimono i parlamentari del Movimento 5 Stelle in visita nell'isola. Parlano di capanne fatte con i materassi di gomma piuma allineate in cortile, con migranti che dormono all'aperto sotto fili pensolanti e nelle stanze c'è il doppio degli ospiti previsti. Il centro potrebbe ospitare 381 persone, attualmente ce ne sono 630. Sottolineano Riccardo Nuti, Giorgio Ciaccio, Matteo Mangiacavallo e Valentina Palmeri. Vogliamo capire come vengono spesi e gestiti i soldi, visto che non ci sono bandi per parecchie spese. Concludono. Migliaia di posti di lavoro a rischio. In Italia, il comparto della TV locale rischia di sparire. Molte frequenze di trasmissione assegnate per vent'anni. Ora vengono tolte. Canoni per l'uso delle frequenze enormemente aumentati. Numeri sul telecomando ancora in discussione. Forti limitazioni alle attività trasmissive. Tutto ciò è inaccettabile. Le TV locali rischiano di spegnersi per sempre. Viene soppressa la libertà di informazione. Viene soppressa la libertà d'impresa. Viene soppressa la voce del territorio. Il governo deve decidere se vuole ancora le tv locali. Comunica. c'è sul Palermo 98. Global Security International. Gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato. Pronto intervento. controllo attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International. Servizi di scorta. Radio e telecamere. Telesoccorso 24 ore su 24. Vigilanza notturna e diurna. Vigilanza fissa. Punzonature. Trasporto valori. Global Security International. Consorzio Sicur SicurGem. Contattaci per la tua sicurezza. Nominati i vertici delle stazioni appaltanti, ripartono così le gare in Sicilia. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, ha firmato i decreti con cui vengono individuati i nuovi vertici degli uffici unici provinciali, che devono emettere i bandi e gestire tutte le fasi di gara per gli enti pubblici. Ad Agrigento l'Urega, l'ufficio regionale per l'esplettamento di gare e per l'appalto di lavori pubblici, è stato affidato ad Antonio Castiglione e Loredana Pace. Castiglione sarà il nuovo presidente, mentre Pace farà la vice. A Catania mancava solo il presidente ed è stata scelta Rosanna Ingrassia. A Palermo nominati Gaetano Buffa come presidente e Girolamo Navarra come vice. A Ragusa l'ufficio gare è stato affidato ad Angelo Schembri come presidente e Chiara Corallo sarà la vice. A Trapani la scelta è caduta su Simone Bianco il presidente e Pietro Canare sarà il vice. Il vuoto si era creato dopo che i precedenti presidenti si erano dimessi contemporaneamente, ritenendo che il servizio non si potesse più svolgere con facilità a causa di una norma che stabilisce che alcune gare vanno gestite da una commissione scelta per sorteggio fra tutti i presidenti. Ciò aveva imposto ai vecchi dirigenti, tutti i professionisti esterni, di spostarsi continuamente in tutta la Sicilia per curare anche questi appalti. A metà maggio, le nuove gare erano state sospese. Ora la palla passa ai dirigenti interni dell'assessorato regionale alle infrastrutture, che però avranno un compenso inferiore a quello dei predecessori. La finanziaria varata a fine aprile infatti prevede che lo stipendio annuale del presidente scenda a 40.000 euro lordi e quello del vice a 24.000 euro lordi. Le amministrative di domenica e lunedì nei 53 comuni siciliani hanno dato uno scossone al Partito Democratico e soprattutto hanno posto nuovi interrogativi sulla maggioranza al governo. Ad annunciare nuove possibili alleanze sono stati i centristi dell'UDC e gli esponenti del nuovo centro-destra che non hanno presentato il proprio simbolo in molti dei comuni chiamati alle urne ma hanno appoggiato i propri candidati attraverso liste civiche. I risultati mostrano che in Sicilia la lista dell'UDC, dove è stata presentata, ha oscillato fra l'8% dei Milazzo e il 10,9 di Carini, passando per l'8,8 di Marsala. Il nuovo centrodestra invece si è attestato fra il 6,5 di Licata e l'8,7% di Carini. Ad Agrigento invece l'Area Popolare ha raggiunto il 12,4% sfruttando il traino del candidato sindaco Lillo Firetto. Il coordinatore Francesco Cascio si dice convinto che il nuovo centrodestra varrebbe molto di più e che in queste amministrative si è camuffato dietro liste civiche, ma in Sicilia, dice Cascio, siamo intorno al 12% insieme all'UDC e per questo ormai non si può che parlare, ha aggiunto, di area popolare. Sarebbe infatti proprio l'area popolare che raggruppa i nuovi esponenti centristi che, secondo le prime ipotesi, potrebbe rappresentare il nuovo partito dei moderati, per lo più di UDC e nuovo centrodestra, che potrebbero appoggiare il partito democratico per il dopo Crocetta. Nell'attuale governo l'UDC è dentro mentre il nuovo centrodestra è fuori. A quest'ultimo proposte per entrare subito in maggioranza sarebbero arrivate dal segretario del PD siciliano Fausto Racidi e dal leader centrista Gian Piero Dalia. Ma l'NCD ha già detto no, almeno fino a quando c'è Crocetta, ha fatto sapere Renato Schifani. Il coordinatore del nuovo centro destra Francesco Cascio sfida il presidente della regione, sottolineando che la forza che aria popolare potrebbe avere in un possibile schieramento con il PD. Ci sono solo due possibilità per arrivare al voto anticipato in Sicilia, ha detto. La prima è che si voti anche a Roma. La la seconda è che si crei un patto fra il Partito Democratico e l'area moderata, stabilendo con certezza il candidato, programma e confini della coalizione. I carabinieri della stazione di Santa Croce Camerina la notte scorsa hanno scoperto una vasta coltivazione di piantine di cannabis indica, dalla cui lavorazione si ricava la marijuana, per un peso complessivo di 3.000 kg e un valore di mercato di circa 2 milioni di euro. Nel corso di un'operazione antidroga, i militari, che da tempo tenevano sotto controllo un agricoltore di origini vittoriesi con l'azienda agricola Santa Croce Camerina, dopo una serie di accertamenti e appostamenti, hanno fatto irruzione in diverse serre situate in contrada a Finocchiaro. Al loro interno le forze dell'ordine hanno rinvenuto circa 2000 piantine, dell'altezza variabile tra un metro e mezzo e due metri, nascoste fra melanzane e pomodori. Il proprietario della piantagione, il 37enne incensurato di Vittoria Salvatore Gurrieri, è stato quindi arrestato in flagranza del reato di produzione di sostanze stupefacenti, aggravato in virtù dell'ingente quantitativo. E dopo le formalità di rito, come da disposizione dell'autorità giudiziaria Monica Monego, è stato associato al carcere di Ragusa. Si tratta del più ingente sequestro di marijuana mai eseguito nel Ragusano. Notte di paura nel quartiere Santa Maria di Gesù, alla periferia di Palermo, per un grosso incendio che ha devastato un capannone. Ad andare in fiamme è stato un deposito di circa 600 metri quadrati di cassette in legno, molte delle quali utilizzate per la vendita ambulante di frutta e verdura. I roghe divampati intorno alle 23, ma i vigili del fuoco, sono stati impegnati tutta la notte per domare le fiamme, che sono state spente solo alle prime luci dell'alba. Pare infatti che nel deposito ci fossero alcune bombole di gas. Tra i residenti della zona molto popolata è subito scattato il panico, tanta la gente che un po' per paura e un po' per curiosità si è riversata per strada. Diverse abitazioni sono state prontamente evacuate appena dopo la prima esplosione avvertita dagli abitanti. A preoccupare anche la vicinanza tra il deposito in fiamme e un negozio di ceramica. Per precauzione infatti verso la mezzanotte sono state chiuse alcune strade, tra cui un tratto di via Viale Regione Siciliana nei pressi della rotonda di Vio Reto. Nei giorni scorsi, sempre a Palermo, era andato in fiamme un altro capannone, un ex deposito abbandonato nella zona di Via Ernesto Basile, nei pressi della Cittadella Universitaria e del parcheggio Amat. A restare ferito un uomo che ha riportato gravi ustioni su varie parti del corpo, soccorso dal personale del 118 è stato poi ricoverato in prognosi riservata nel reparto Grandi Ustioni. A pochi giorni dall'anniversario della strage mafiosa di Capaci, si è tenuta la cerimonia di estumulazione e traslazione della salma di Giovanni Falcone. Dal cimitero di Sant'Orsola, le spoglie del magistrato ucciso dalla mafia nel 1992 sono state trasportate alla chiesa di San Domenico a Palermo, il Pantheon dei siciliani illustri, dove d'ora in poi riposerà. La traslazione è avvenuta dopo una breve cerimonia con la benedizione del feretro nel cimitero, alla quale hanno preso parte i nipoti di Falcone, Vincenzo e Claudio Di Fresco. Ad attendere la bara in chiesa invece c'erano le sorelle Maria ed Anna Falcone insieme ad altri familiari del giudice. Le operazioni di estumolazione e di traslazione nel nuovo sepolcro realizzato recentemente all'interno della chiesa di San Domenico sono state curate dal personale della Fondazione Camposanto di Santo Spirito. A coordinare tutte le operazioni è stato il vicepresidente della Fondazione, l'avvocato Francesco Paolo De Simone Policarpo. De Simone, nell'esprimere lode e onore alla personalità dell'uomo e magistrato Giovanni Falcone, ha manifestato un terrore auspicio che il di lui testamento morale, scolpito nella celeberrima frase «Gli uomini passano, ma le idee restano, continuando a camminare sulle gambe di altri uomini», possa costituire un monito alle nuove generazioni a fare la loro parte per migliorare la società. Molto volentieri, ha aggiunto il vicepresidente, abbiamo messo a disposizione della famiglia le nostre competenze e maestranze affinché un momento così importante avvenisse nel modo più dignitoso possibile. Anche per esprimere il sentimento dei tantissimi visitatori del camposanto, che ogni giorno non hanno mai fatto mancare i fiori freschi alla tomba del magistrato. Al cimitero, il sarcofago con le spoglie del magistrato è stato benedetto da Don Vincenzo Talluto, rettore della Venerabile Compagnia di Sant'Orsola. La salma di Giovanni Falcone è stata accompagnata lungo il percorso dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo e dai soci palermitani del Motoclub Polizia di Stato. La nuova sepoltura di Giovanni Falcone sarà visitabile dal prossimo 23 giugno quando sarà ufficialmente inaugurata con una solenne celebrazione. Primo giorno da sindaco di Agrigento per Lillo Firetto, eletto con oltre il 59% dei consensi nella tornata elettorale di domenica e lunedì scorsi. Ha ricevuto il testimone dal commissario straordinario Luciana Giammanco, che per quasi un anno ha retto le sorti del comune dopo le dimissioni di Marco Zambuto. È per Firetto anche l'occasione per elencare quelle che saranno le priorità della sua agenda. Certamente, siccome si stabiliranno obiettivi. E su quegli obiettivi ci si scommette, no? Io sono certo che qui troverò gente motivata che avrà voglia di fare, che farà parte di una squadra che mi auguro sia coesa. Eh, però detesto chi scrive e declina responsabilità, li, ha, li dà agli altri. Questa non è una logica che mi appartiene e credo che avrà anche albergo in questo palazzo. Sul Palla Congressi le ha preso degli impegni. Sul Palace Congressi andiamo subito a vedere com'è questa vicenda qua perché qui mi pare che si è giocato sempre a tenere su Palace Congressi come se qualcuno fosse di proprietà personale, per cui ci poteva fare anche clientele col Pala Congressi. No, il Pala Congressi è della città, è degli agrigentini ma vorrei dire dell'area vasta, per cui se riusciamo a far partire quella linea di turismo congressuale rendendolo fruibile... E anche stabilendo ipotesi di poter terziarizzare alcune forme di servizi. Credo che questo, se non hai i soldi, trova soluzioni diverse. E nel giorno dell'insediamento, Filetto deve fare conti con il caso di Mimmo Fontana, presidente regionale di Lega Ambiente, al quale proprio ieri la Procura ha notificato un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia di Maccalub. Entro la settimana, assicurato Filetto, la vicenda sarà risolta, così come renderà noti i nomi degli altri assessori della sua giunta. Intanto il candidato sconvitto alle amministrative, Silvio Alessi, ha già sbollito la delusione. Ma è stata intanto una campagna elettorale entusiasmante che abbiamo fatto insieme alla gente e in mezzo alla gente. È chiaro che mi aspettavo un, po un risultato un po, più, eh, un po' migliore, però è chiaro che magari è passata la linea dell'onorevole Firetto che ha voluto eh, come dire, eh, portare avanti dei progetti che possibilmente la città ha visto più credibili di quelli nostri. Sono finiti sulle bancarelle del mercato Ballarò di Palermo i prodotti del banco alimentare destinati ai bisognosi. Buste di latte e pacchi di riso e farina provenienti dall'Unione Europea sono stati messi in vendita a prezzi molto bassi invece di essere distribuiti ai indigenti. A segnalarlo alcune associazioni che operano sul territorio, indignate e amareggiate davanti a simili scene di truffa che vanno a discapito dei più poveri, quelli che già non hanno nulla. Se accadono queste cose, se c'è qualcuno che anziché donare i generi di prima necessità a chi ha più bisogno, li mette in vendita allo scopo di lucrarci, sempre meno saranno gli alimenti che spettano le famiglie, hanno dichiarato i volontari che dedicano la loro vita all'assistenza dei bisognosi. Diverse sono state le anomalie segnalate dalle associazioni, tra le tante il trasferimento delle derrate alimentari che oltre a finire nelle case di chi ha bisogno si fermano in quelle di volontari che cercano di recuperare rimborsi o guadagnarci su qualcosa, che dovrebbe invece servire a sfamare chi ne ha veramente bisogno. I prodotti vengono infatti distribuiti agli enti caritatevoli in proporzione al numero delle persone assistite. Sono numerosi i sacchetti che ogni mese vengono distribuiti alle famiglie più povere, che non potrebbero altrimenti permettersi di apparecchiare la tavola per la famiglia e cucinare un pasto per i propri figli. Informato dell'accaduto, il presidente del Banco Alimentare, Santo Giordano, ha annunciato che verranno effettuati maggiori controlli sulle associazioni, le strutture caritative e le parrocchie che si occupano di distribuire i generi alimentari, ben 350 in tutta la zona Sicilia-Ovest, di cui 193 solo a Palermo. Abbiamo richiamato chi si occupa della distribuzione, cercato di sensibilizzare tutti ad una maggiore attenzione, ha detto Giordano, affinché si possa avere la certezza che gli aiuti alimentari arrivino a tutte le famiglie indigenti che hanno bisogno di assistenza. Occorre chiarire le modalità adottate e le procedure per la distribuzione dei pacchi. Immediato infine l'invito del Banco Alimentare a segnalare episodi di questo tipo che se nonostante i dovuti controlli dovessero ripetersi comporterebbero una denuncia per truffa e danni dello Stato presso le autorità competenti. Uovo, un amore d'uovo. una nuova idea dalla Croazia stuzzicare il mercato italiano si tratta del difensore classe 1989 Mario Maioca dell'Aidux Spalato che la società croata era pronta a cedere anche a gennaio, adesso la scadenza del contratto si avvicina visto che è giugno 2016 il ragazzo a mercato in Spagna ma in Italia come svelato da tutto mercato web è già un'idea per la difesa del Palermo e stuzzica pure il neopromosso Frosinone difesa al momento sembrano in netto ribasso le probabilità di vedere Andrea Rispoli con la maglia del Siviglia la prossima stagione in casa Palermo i dirigenti rosanero non sarebbero disposti a rinunciare alle qualità del calciatore che ha ben figurato nella seconda parte di campionato con la casacca rosanero la volontà del giocatore ancora di proprietà del Parma è chiara il desiderio di restare a Palermo è forte il giocatore può dunque discutere i termini dello svincolo con il Parma che sta vivendo un difficilissimo momento di caos societario con la Possibilità per i dirigenti rosanero di accaparrarselo a parametro zero. La prima mossa di mercato che farà la dirigenza del Catania sarà senza dubbio quella di prendere un allenatore. Si partirà dal nuovo tecnico prima di fare nuovi acquisti perché la Di Pablo Cosentino vuole avviare la campagna di rafforzamento della rosa seguendo le indicazioni tattiche del mister che prenderà il posto di Dario Marcolin. Da quanto raccolto da Ita Sport Press, attore del Grifo non è Pasquale Marino al tecnico in polo. Il marsalese perde quota nonostante sia finita la sua stagione a Vicenza. Cosentino ha altri allenatori in cima alla sua lista e dunque per l'attuale allenatore del Vicenza le possibilità di un ritorno a Catania si abbassano notevolmente. C'è però una certezza: l'allenatore del Catania per la stagione 2015-2016 sarà italiano. Trapani, un'altra stagione in maglia granata per il centrocampista Simone Basso. Per assicurarsi anche per il prossimo campionato le prestazioni di basso, la società granata ha fatto valere la clausola della conferma, in caso di salvezza, prevista dal contratto del calciatore. Simone Basso è arrivato al Trapani nella stagione 2012-2013, in prima divisione proveniente dal Sorrento. In quel campionato che si concluse con la promozione in Serie B, il centrocampista totalizzò 26 presenze, siglando 7 gol. Nella stagione successiva, nella serie cadetta, 8 reti e 27 presenze. Nel corso del campionato appena concluso, Simone Basso ha totalizzato 24 presenze e realizzato 3 gol. Mafia Capitale, nuovo terremoto a Roma. In carcere il consigliere regionale Luca Gramazio, i consiglieri comunali Coratti, Caprari, Pedetti e l'ex assessore alla casa di Roma Capitale Ozimo. Ai domiciliari il consigliere comunale Tredicina e l'ex mini sindaco di Ostia Tassone. 44 in totale le misure cautelari, coinvolti anche imprenditori e aziende impegnate negli appalti per l'accoglienza dei migranti. Accordo tra l'Italia e i sindacati per l'assunzione di 310 dipendenti a tempo indeterminato. I nuovi contratti riguarderanno ex dipendenti mobilità e lavoratori stagionali che saranno stabilizzati. L'intesa raggiunta stamane, poco prima della visita del Premier Renzi a Fiumicino, per la presentazione del nuovo marchio all'Italia. Sono due i turisti italiani morti ieri negli Stati Uniti nell'incidente che ha coinvolto il bus sul quale viaggiavano da New York alle cascate del Niagara. C'è anche una terza vittima, l'autista americano, e una decina di feriti, due dei quali in gravissime condizioni. A provocare l'incidente è un tir che ha investito il pullman. Notte di tensione in Medio Oriente, almeno tre razzi sono stati lanciati da Gaza verso le cittadine israeliane intorno alla striscia. L'attacco non ha provocato vittime. Immediata la reazione di Israele, diversi raid aerei sulla striscia, colpiti centri di addestramento di Hamas e danneggiati alcuni edifici. Trattative serrate tra Atene e creditori internazionali. Si cerca un'intesa volta a sbloccare oltre 7 miliardi di aiuti ed evitare il default. Clima positivo al termine dell'incontro di ieri sera tra il Presidente della Commissione europea Juncker e il Premier greco Tsipras che garantisce il pagamento della rata di rimborso in scadenza domani. Un passo storico per la fisica e la tecnologia, così Fabio Lagionotti, la scienziata italiana designata direttore del CERN, ha definito le prime collisioni ieri nel centro di Ginevra tra particelle all'energia record di 13 miliardi di electron volt. L'esperimento apre nuove vie per studiare fenomeni finora sconosciuti come la materia oscura. Si allarga l'inchiesta dell'FBI sulla FIFA, che ha portato le dimissioni del presidente Blatter, appena rieletto alla guida del calcio mondiale. Sarebbero infatti state accertate tangenti per il campionato del mondo di Francia 98, sotto indagine anche l'assegnazione delle prossime edizioni dei mondiali, del 2018 alla Russia e del 2022 al Qatar.